Io sono Stefano Belloni e ho curato alcune cose all'interno del libro, per cui la foto, il naturalismo, e poi c'è Michelle, la nostra amicizia. Allora, partiamo subito, io inizio a leggere la parte della consapevolezza dell'handicap, che è il primo e il secondo capitolo di questo bellissimo libro, dal titolo che sono chiesto. Sono sempre stata consapevole del mio handicap, fin da piccolissima. Ero una bimba intelligente e precoce. Avevo imparato a parlare prestissimo, non solo italiano, ma anche il francese. Quando iniziai a parlare, le usavo entrambe. All'inizio dicevo soltanto oui, anche senza capire cosa mi stessero chiedendo. Devo ringraziare mio padre per questo. Di conseguenza, non potevo giocare o compiere azioni come loro. Ricordo che nonostante avessi enormi limiti fisici, mia madre si metteva sugli stessi giochi insieme agli altri bambini, ad esempio sullo scivolo. La differenza era che lei doveva entrarci con me, poiché allora non ero assolutamente in grado di stare seduta da sola. La gente fermava mia madre chiedendole che malattia avessi, perché non riuscivo ad avere il controllo della testa e del tronco, come invece ho ora. Quindi le persone, vedendomi così, anziché farsi gli affari loro, chiedevano senza delicatezza: «Oh, poverina, è malata! Cos'ha la bambina?» Mia madre, poverina, rispondeva sempre: «È nata prematura, non ha nessuna malattia, non cammina, ma le assicuro che capisce tutto. Se vuole, domandi pure lei». Già da piccola soffrivo del fatto che le persone ogni volta chiedessero cosa avessi, e più crescevo, e più questa sofferenza aumentava, perché mi domandavo come mai le persone ci fermassero continuamente, risucchiandoci in domande. Come un pomeriggio, ricordo che ero all'ultimo anno d'asilo, avevo 15-5 anni, mi trovavo con mio nonno materno, il nonno Enzo, ai giardini pubblici di Milano, dove mi portava spesso dopo l'asilo. Si sedette su una panchina e lo guardai dritto negli occhi e dissi con una vocina gentile, ma che in realtà faceva trasparire la tristezza che portavo dentro: «Nonno, quando le persone mi fanno domande e io non voglio rispondere perché mi fanno sentire tanto triste, cosa faccio?» Lui, dopo essere rimasto in silenzio per un po', sicuramente perché non si aspettava che un nipote di 5 anni potesse mai farmi una domanda da grandi, mi fissò dritto negli occhi a sua volta mentre cercava le parole giuste. Poi mi prese la manina tra le sue